Serate passate insieme a farsi raccontare la loro storia, è uscito questo libro che andò molto bene, vinse il premio, uno dei premi della letteratura di montagna quando Mario Fioristerno era presidente della giuria. C'è una bella foto di Arturo Ragazzi con Mario nell'85-86, l'anno dopo ha vinto questo premio. E adesso, a distanza di così tanto tempo, la Corbaccio ha pensato che fosse ancora di grande attualità raccontare questa storia, soprattutto oggi che l'alpinismo è vissuto invece in un modo abbastanza diverso, e oggi che sull'Himalaya ci vanno comitive di turisti quasi con le giapponesine, e poi purtroppo muoiono anche come è successo quest'anno sull'Himalaya. Allora, io ero molto legato con mio fratello Oreste, che a quei tempi facevamo delle salite non differenti sulle Alpi, anche in Himalaya, e per me era un braccio destro, cioè ci compensavamo, lui era più bravo sul ghiaccio e io un po' più sulla roccia, quindi ci si alternava, e nelle grosse salite prima preparavamo sempre il cliente, sempre più in alto, sempre più difficile, a un certo punto bisogna poi anche fermarsi. Ecco, queste esperienze le abbiamo vissute assieme per anni e anni e anni. Sei molto indisciplinato, così via, capito che vabbè, non siamo proprio gli ultimi. A proposito di alpinismo e anche delle serie di guida, è interessante il fatto che loro avevano in famiglia delle guide anche importanti, che hanno fatto anche delle prime salite su Monte Rosa, il nonno. No? E però non è stato quello a ispirarvi, e la figura della guida, tipo il vostro nome, è quella che poi avete ritrovato in Himalaya con Sherpa quando avete fatto la spedizione sulla Kenzone, giusto? Sì, nonno. Il nonno era bravo in montagna, però in montagna non è lanciato. Un po' noi abitavamo a Matene, lui alla doppia, alla frazione di 4-5 km di distanza, però l'abbiamo potuto, forse anche perché i genitori non piaceva che noi andassimo in montagna, non erano tanto contenti perché avevano paura, certo, aveva paura di noi perché la montagna da sempre si è sempre messo un po' di timore, montagne e Monte Rosa stavano sempre davanti, però sempre con riverenza e un po' di paura. E quando abbiamo fatto la spedizione in Himalaya, sì, è stata questa una grande esperienza, 12 guide alpine nella Valle d'Aosta, in Himalaya, pensate, sulle montagne più alte del mondo. E effettivamente è stata un'esperienza non indifferente, è sempre un grosso sacrificio, si fa in silenzio e si cerca di provare il proprio fisico, perché la persona umana dentro ha delle risorse che noi magari non conosciamo neanche. E queste risorse vengono fuori quando si trova difficile affrontare il pericolo, la situazione della montagna. E seguivamo queste salite dei migliori alpinisti di allora, e perché non possiamo provare anche noi? Pian piano sono anche così queste salite, che sono difficili, con un po' di fortuna, perché tante volte si è anche dovuto rinunciare perché la montagna è lì, bella, non si muove, siamo noi che dobbiamo dire un momento, siamo in grado, torniamo indietro, e così via. C'è anche un po' di amarezza in quella parte del libro, quando racconti appunto delle vostre grandi ascese per il senso di competizione, per le amicizie che poi si creavano con altri alpinisti, magari vicini di valle, le guide di Cervinia che volevano essere le prime a fare quella determinata via, allora arrivate voi a fregargliela, allora partono loro, si fanno accendere la funivia, saltano su, li superano. Si sente che in quel racconto lì si capisce che non vi piaceva tanto quell'alpinismo, e infatti non avete poi praticato più di tanto. No, un po' di ambizione ce l'abbiamo tutti. Quindi andiamo in montagna e all'arrampicata non si fanno le gare perché sono giochi che non si fanno, però quando sei lì, poi travagli gialli ancora, puoi capire. C'erano anche i ragni di Lecco,
tempo, perché i migliori alpinisti di allora, no? Forti arrampicatori, specialisti per gli invernali, loro si sono ritirati, hanno detto ma lasciamo una, forse la montagna che ha fatto Sani, forse anche per quello no? Ci hanno dato la conoscenza. E poi tra valigiani, certo, allora c'è competizione, bravi ragazzi, questi Vincenzo Nerabrea, Petro, che ci hanno seguiti e poi volevano passare avanti. Il papà di Re Barmas, Marco Barmas. Sì, insomma, niente, questa è storia, è storia, competizione. Abbiamo fatto anche il trofeo mezza mano. Quando però diceva Paolo della competizione, della Larezza, di quella storia, nel libro proprio non c'è nessun tentativo di addolcire questa storia o di parlare della montagna in modo soltanto così idilliaco o romantico, anzi proprio si vuole far vedere la diversità tra quell'approccio e quello che poi invece è stato a l'interno di Terelli, come invece avete fatto amicizia con i francesi. Ma a proposito della Marezza, c'è la foto in cima al Cervino di quando c'è stata la competizione, dove Arturo dice che io resto, che c'è questa faccia così insapolata. E abbiamo pubblicato la foto che è molto emblematica di quello stato d'animo. Ma sì, allora in Malaya lui era convinto, ha detto no, io o così o niente. Addirittura c'era una discussione in Arabia con il capo spedizione, ha detto ma tu devi usare il respiratore, come fa il tuo collega Menadrea? Ha detto no, io o così o niente. Era così, la testatura dura della mia, anche se non dimostrava. E lo Sherpa, la stessa cosa, hanno visto lo Sherpa sorridente, quando ero in sosta, è diventata una collaborazione. Invece Menadrez, con il respiratore, era diverso. Sotto la vetta avreste dovuto fermarsi perché faceva molto la temperatura, era quasi a terra sotto zero, si è fermato per non congelarsi le mani. Uno Sherpa e Menadrea. Ecco, ma perché la cosa più importante è controllare, avere il controllo del proprio fisico, e lui sapeva che c'è la zona della morte, e il gioco di tutti scherzi a quelle quote, il cervello non funziona più bene. Io ero appena sotto a 7500 e il cervello è molto più rallentato, poi lo sapete tutti come funziona, no? Tutti i cervelli. C'è una conversazione tra te e lui che è rimasta, poi mi sono procurato, c'è un documentario della RAI di Aosta su quella spedizione, visto che era una spedizione organizzata anche dalla regione con le guide valdostane, e c'è proprio registrata la vostra conversazione. Oreste in crisi a un certo punto sotto la vetta, che dice sono stanco, freddo, sono strano, mi sento strano, dice, e parla con te, che sei giù, che cerchi di fargli coraggio. Che cosa gli hai detto quella volta? Sì, quel giorno io ero al campo 2 a 6200 metri e era in continuo collegamento radio con il capo spedizione, che poi mi passa la radio e mi fa parlare con Oreste. Da allora l'ho poi tenuta io e c'era abbastanza comunicazione, perché a un certo punto Oreste era un po' in crisi. Appunto la reazione dell'aria, e allora ci parlavamo in teach, perché tra noi parlavamo sempre nella nostra lingua, e allora ho cercato di confortarlo come meglio potevo per continuare e tenere sotto controllo il cervello, perché il cervello a volte quelle volte va anche fuori fase, ecco, allora si può anche morire. Siccome tutto questo è registrato, il conforto per Arturo è dai, su, dai. È tutto così, dai che vai bene, sei quasi arrivato, forza, dai, su. Quanto tempo passi da solo?
Tomese a 2600 metri. È un posto bellissimo dove sicuramente molti vorrebbero stare, ma è il momento più bello proprio quando non c'è nessuno, no? C'è un inverno di